Salve a tutti e ben ritrovati sul mio canale Angolo Creatività di Enza. In questo video tutorial vi mostro come poter impreziosire un semplicissimo accessorio per capelli, un fermaglio. Infatti, dalla base di un fermaglio, questa qui, andremo a realizzare dei fiorellini che poi andremo a completare con delle perline all'interno dei fiorellini che andremo poi ad incollare a questo fermaglio per rendere appunto per dare vita a un oggetto unico e originale. Può essere un'ottima idea regalo e ci possiamo veramente divertire a realizzarne di tantissimi colori. Allora, io per realizzare i fiorellini del mio fermaglio andrò ad utilizzare un filato laminato oro che ho lavorato con un uncinetto numero 3. Poi ho messo queste perline di colore in tinta che nel corso del tutorial, oltre a farvi vedere come realizzare il fiorellino interamente all'uncinetto, vi farò vedere anche come cucire o magari volete incollare le perline all'interno. Ci occorrerà poi una base per realizzare il nostro progetto, quindi una base di un fermaglio. Inoltre poi ci occorrerà della colla e un ago da sarta con del cotone in tinta per andare poi a cucire le nostre perline. Bene, prima di andare a realizzare questo prezioso accessorio per i capelli, vi volevo ricordare, magari per chi non l'ha ancora fatto, di iscrivervi al mio canale e di attivare la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Inoltre vi invito anche a seguirmi sia sulla mia pagina Facebook che sul mio profilo Instagram, di cui vi lascio il link delle pagine giù in descrizione. Sempre giù in descrizione vi lascio anche il link dove potete acquistare materiali e accessori per le vostre creazioni. Bene, adesso andiamo al tutorial e realizziamo insieme questo bellissimo accessorio. Allora, per mostrarvi come si realizza il fiorellino, io andrò ad utilizzare un filato un pochino più semplice, perché come vedete, questo qua che ho utilizzato per realizzare i fiorellini per il fermaglio è un filato laminato e proprio il fatto che è laminato può compromettere un po' la visuale della lavorazione. Quindi andrò a realizzare la stessa lavorazione, lo stesso fiorellino, però con un filato più semplice, con un cotone. Allora, iniziamo a lavorare il nostro fiorellino facendo un cappietto, così. Fatto il cappietto, vado a lavorare 5 catenelle. Quindi una, due, tre, quattro e cinque. E chiudo nella prima catenella lavorata con una maglia bassissima, quindi punto l'uncinetto nella prima catenella e vado a chiudere con una maglia bassissima, così. Vedete che abbiamo realizzato un cerchietto. Adesso andiamo a lavorare all'interno di questo cerchietto e vado a lavorare all'interno del cerchietto 12 maglie basse. Faccio prima una catenella per alzarmi un po' con il lavoro e all'interno del cerchietto vado a lavorare 12 maglie basse. Se riuscite, nascondiamo anche questa codina. Quindi punto l'uncinetto nel buchetto qua e lavoro 12 maglie basse, quindi una, due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto, nove, dieci. Se vedete che stringe un pochino, allarghiamo un attimino così, ci facciamo un po' di spazio allargando così. Quindi 10, 11 e 12 maglie basse. Possiamo anche andare a tagliare un pochino la codina. Una volta che abbiamo lavorato le 12 maglie basse, andiamo a chiudere
il tutto con una maglia bassissima nella prima catenella che abbiamo, nella prima maglia bassa che abbiamo lavorato del giro. Quindi qua vado qui e chiudo con una maglia bassissima, così. Abbiamo in questo modo realizzato la parte centrale del nostro fiorellino. Adesso dobbiamo andare ad iniziare a lavorare i petali. Allora, per i petali iniziamo lavorando 3 catenelle, quindi una, due e tre. Lavorate le 3 catenelle. Adesso nella maglia bassa subito dopo, in questa qua, andremo a lavorare un gruppo di 5 maglie altissime, però senza chiuderle. In questo modo, allora, per la maglia altissima dobbiamo far passare, allora, mentre per la maglia alta facciamo passare il filo sull'uncinetto una sola volta, così, per la maglia altissima lo facciamo passare 2 volte, quindi 1 e 2, punto l'uncinetto nella maglia bassa subito dopo, così, e chiudo la maglia per metà, quindi 1 e 2, di nuovo lavoro un'altra maglia altissima, lavorata però per metà, quindi 1 e 2, di nuovo sempre nella stessa maglia, mi raccomando, lavoro un'altra maglia altissima chiusa per metà, così. In totale dobbiamo lavorare 5 maglie altissime nella stessa maglia, quindi abbiamo lavorato 1, 2, 3, dobbiamo lavorare altre 2, quindi la quarta chiusa per metà e la quinta maglia altissima. Quindi sull'uncinetto, contando anche le 3 catenelle che abbiamo fatto, ci dobbiamo ritrovare con 6 asole, quindi 1, 2, 3, 4, 5, 6, che andiamo a chiudere tutte e 6 insieme. In questo modo faccio passare il filo sull'uncinetto e vado a chiudere tutte e 6 le maglie insieme, così. E chiudo il tutto con una catenella. Abbiamo in questo modo realizzato il primo petalo del fiore. Ora vado a lavorare 3 catenelle, quindi una, due e tre. Lavorate le 3 catenelle, vado a lavorare una maglia bassissima subito nella maglia bassa, subito dopo dove abbiamo lavorato il gruppo di 5 maglie altissime. Qui vado a lavorare una maglia bassissima. Con questa operazione qua abbiamo concluso il primo petalo. Vedete che facendo in questo modo viene un petalo bombato, quindi il punto puff. Ora di nuovo vado a lavorare 3 catenelle, una, due e tre, e nella maglia bassa subito dopo vado a lavorare il mio gruppo di 5 maglie altissime però chiuse per metà, quindi 2 volte il filo sull'uncinetto, punto l'uncinetto nella maglia bassa subito dopo e vado a lavorare una maglia altissima senza chiuderla del tutto, quindi chiusa per metà, così. Di nuovo vado a lavorare la mia seconda maglia altissima chiusa per metà. Vado a lavorare la mia terza maglia altissima, una e due, chiusa per metà. La quarta, sempre chiusa per metà. E la quinta, ultima. Così, una e due. Ci ritroviamo con 6 asole sull'uncinetto perché dobbiamo anche contare le 3 catenelle che lavoriamo. Quindi in totale sono 6 maglie altissime. Però nella maglia bassa, subito dopo le 3 catenelle, andiamo a lavorare un gruppo di 5 maglie altissime. Ci ritroviamo con 6 asole sull'uncinetto che andiamo a chiudere tutte e 6 insieme. Chiuse le 6 asole insieme, faccio una catenella, così. Poi lavoro 3 catenelle, una, due e tre, e vado a chiudere con una maglia bassissima nella maglia bassa subito dopo questa qua,
quindi punto l'uncinetto qui e chiudo con una maglia bassissima. E abbiamo in questo modo realizzato il secondo petalo del fiore. Vi faccio vedere ancora il terzo e poi gli altri li andremo a realizzare da soli. Quindi lavoro 3 catenelle, una, due e tre. Due volte il filo sull'uncinetto e punto l'uncinetto nella maglia bassa subito dopo e vado a lavorare una maglia altissima chiusa per metà. Così, di nuovo, filo su, due volte sull'uncinetto e insieme nella stessa maglia di base vado a lavorare un'altra maglia altissima chiusa per metà. Ne ho lavorate due, tre. E 5 6 asole sull'uncinetto che vado a chiudere tutte e 6 insieme e blocco tutto con una catenella. Poi lavoro 3 catenelle, una, due e 3 e chiudo con una maglia bassissima nella catenella subito dopo. Ho realizzato in questo modo il mio terzo petalo del fiore. Ora andiamo avanti e lavoriamo altri 3 petali perché in totale dobbiamo lavorare 6. Lavoriamo gli altri 3 e noi ci vediamo prima di terminare il sesto petalo che vi farò vedere come chiudere il fiore. Poi ho lavorato i 5 petali. Adesso l'ultimo lo andiamo a realizzare insieme, quindi faccio le mie 3 catenelle, 3 e vado a lavorare il gruppo di 5 maglie altissime senza chiuderle nella maglia subito dopo, quindi una, due, tre, quattro e 5 6 asole sull'uncinetto e andiamo a chiudere insieme e una catenella per bloccare tutto. Lavoro le mie ultime 3 catenelle, una, due e 3 e chiudo tutto con una maglia bassissima in questo punto qua, vedete dove nascono le 3 catenelle iniziali. Chiudo con una maglia bassissima in questo modo. E abbiamo terminato il nostro fiore. Ora vado a tagliare con le forbici, tiro e vado a nascondere la codina sul dietro. E questo è il nostro fiorellino. Io vedete, ne ho realizzati 3 con questo filato laminato. Io ho scelto questo filato laminato, però nulla vi vieta di poter utilizzare magari qualche altro filato. Magari potete anche realizzare i 3 fiorellini di magari colori diversi. Poi questo va in base alla vostra fantasia. Bene, una volta che abbiamo realizzati i 3 fiorellini, andrò ad applicare al centro delle perline. Allora, io all'interno, nel mezzo dei fiorellini andrò a mettere queste perline un po' in tinta con il colore. Allora, queste sono delle perline che hanno un foro, quindi posso andarle a cucire. Però voi se volete potete anche incollarle con qualche goccina, di colla. Ora vi faccio vedere come le vado a cucire. Allora, con ago e filo, con un filo, mi raccomando, in colore in tinta, con il filato che abbiamo utilizzato per fare il fiorellino, vado a cucire le perline in questo modo, dal sotto, così. Prendo la perlina, la inserisco e poi vado da quest'altro lato e la blocco. Così. Di nuovo faccio questo passaggio per un paio di volte in modo tale da bloccare bene bene la perlina. Così.
così, come se stessimo cucendo un bottone. Passo l'ago attraverso la perlina e poi la vado a bloccare da quest'altro lato. Una volta che la perlina, vedete, è ben bloccata, vado a sistemare sotto così. Magari faccio, do qualche punto così, faccio qualche nodino e taglio. Si è scappato l'ago. E faccio passare così il filo attraverso l'asola. Qua, in questo modo prendo la forbice e taglio tutto. Ed ecco che abbiamo messo la nostra perlina. Andiamo a fare la stessa cosa per gli altri due fiorellini. Bene, una volta che abbiamo sistemato bene le perline ai nostri fiorellini, non ci resta altro che andarli ad incollare alla base del nostro fermaglio. Quindi, con un goccino di colla, io andrò ad utilizzare questa colla qua, però va bene anche la colla a caldo. Mettiamo un po' di colla sotto al fiorellino e li andiamo a posizionare sul nostro fermaglio in questo modo, così. Poi vi regolate voi la distanza. Quindi andiamo a mettere la colla, andiamo ad incollare i nostri fiorellini e il nostro fermaglio è terminato. Bene, ecco che una volta che abbiamo incollato i nostri fiorellini sulla base del nostro fermaglio, questa è la parte sotto, vedete? Il nostro fermaglio è terminato, quindi un bellissimo accessorio, può essere una bellissima idea regalo. Molto originale e prezioso, proprio perché comunque resta sempre un oggetto realizzato a mano. Bene, questo è il mio tutorial. Io spero tanto di esservi stata chiara, di esservi stata utile e magari di avervi dato qualche idea in più per le vostre creazioni. Se il tutorial vi è piaciuto, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e mi raccomando, attivate la campanella così da essere sempre aggiornati su nuovi tutorial. Lasciatemi un commento per farmi sapere se vi è piaciuto oppure se lo realizzate. Io vi saluto e vi do appuntamento al prossimo tutorial. Ciao!